Quaudio e Calori sempre fuori, così in difesa per la Sangio c'è Papini a destra in quella che è verosimilmente l'ultima gara interna della stagione, almeno di miracoli nei playoff. Scala Scoscini dunque al centro del reparto, in mediana Mugelli ha faticato e lascia al bordo la maglia da titolare, davanti torna Di Santo dopo la squalifica nella linea dei trequartisti di fronte a un avversario, la Collegiana, che può solo vincere per conservare le speranze di agganciare i playout evitando la retrocessione diretta. Playout che a campo invertito videro i protagonisti, le medesime squadre a ruoli opposti, anche se il colpo d'occhio di curva occupata dagli ospiti è decisamente diverso rispetto a quel settore interamente azzurro in Valdelsa lo scorso maggio. Un cuore disegnato nell'erba nel cerchio di centrocampo accompagna le squadre all'ingresso del campo. Prima occasione, passiamo alla cronaca, con l'incursione di Nannini, cross sul secondo montante, svetta Lunghi ma con Feola fuori causa e Biagi a salvare i suoi sulla linea concedendo solo angolo. Ecco quindi il diagonale di Mazzolli, minuto 29, che si esaurisce sul fondo prima dello specchio. Così capita che nel recupero di una frazione non certo memorabile Pietro Battista prenda la mira da fuori e cerchi un esterno destro che non va lontano dai pali difesi da Scarpelli. In apertura di ripresa il match poi si sblocca da palla ferma, come è avvenuto 7 giorni prima in quel di Carpaneto. La punizione di Di Santo, Feola rimane fermo, la rete si gonfia, il Fedini esplode la propria gioia. A questo punto i valdelsani non hanno davvero nulla da perdere. Corner di Pietro Battista, svetta De Vitis, sfera oltre la traversa. Ci credono tutti, ultras compresi, che adesso si aspettano il finale meritato e lanciano il proprio messaggio. Tanto che poco dopo Di Santo va a contrasto con Feola e non va lontano dal rubare il pallone all'estremo difensore, che rimedia al primo rinvio contrato. Poi nel finale Chernezo in ripartenza, 4 contro 3, sceglie la via dell'egoismo con un dribbling di troppo, divorando per tutta la squadra un raddoppio che avrebbe chiuso il match. Si può fare però anche peggio. Campo aperto per il neoentrato Chechi, Feola riesce a murarlo, arriva Regoli al rimorchio sulla linea, stavolta a salvare è Mussi, ma 1-2-0 per il finale non cambia, anche perché mentre la squadra festeggia con la gradinata Sestini arriva al finale del pari del Villa Biagio dopo la vittoria della Pianese, e così un posto negli spareggi a questo punto è certo.